Amici di HD Blog, siamo ovviamente su Dark Souls 2, nel DLC di Crown of the Sunken King. Abbiamo esplorato questa espansione per un po' di tempo e vorrei farvi vedere dove è nascosto il primo falò del Santuario dei Draghi. Sicuramente avete riconosciuto il corridoio e quello che avete visto per andare a sbloccare la spada di pietra. Questa volta però abbiamo schivato, non stiamo qua a perdere tempo nelle battaglie. Ci buttiamo giù nel buco. Un falò nascosto, quindi qui come vedete non ci sono più le punte perché l'ho sbloccate prima. Qui dovete colpire tutti i pulsanti che trovate. Quindi, ecco, vabbè, meno male che non mi ha fatto del male. Curiamoci. Eliminiamo la strega. Oddio. Perfetto, due colpi è andata. Sloccati. Allora, no, di qua. No, dall'altra parte qua. Meglio stare attentissimi. Allora, per andare a sbloccare il falò bisogna andare a colpire dei punti particolari. Quindi, uno lo troviamo di qua, rotoliamo giù. Alle nostre spalle prendiamo arco e frecce. Miriamo e sblocchiamo questo pulsante. Torniamo indietro. In sostanza ho dimenticato di sbloccare il primo pulsante perché era quello dove c'era la strega. Niente, allora facciamo una manovra avvolgente. Scappiamo bellamente, tanto non possiamo colpirli finché sono in forma di fantasmi. L'altro pulsante è qua sopra. Sblocchiamo anche questo qui con un colpo di freccia. Perfetto. Ok, allora per andare a sbloccare il falò bisogna andare di qua. Saltiamo. Opp! E siamo arrivati al falò. Scendiamo, così nel caso possiamo teletrasportarci direttamente in questa zona. Bene, niente, allora, piccola esultanza solita con questa maschera da Mad Warrior e niente, vi invito al prossimo video.